Stasera sono tornati e sono tornati da campione d'Italia, l'Andronico Gatto di Venezuela. Complimenti davvero, perché siete davvero tanti, c'è una grande partecipazione, questa grande partecipazione conferma ancora una volta che il Piemonte e qua il Canavese ha veramente passione per il nostro sport. Noi abbiamo iniziato la stagione qua, abbiamo fatto un raduno proprio a inizio stagione e direi che questo inizio stagione ci ha portato bene, perché quest'anno è stata una stagione forse irripetibile. Abbiamo vinto il campionato italiano con Franco Bellisotti, due tappe al Giro d'Italia e poi questo campionato italiano squadre, che è praticamente la vittoria in proiezione futura più importante per noi dell'annata, perché ci consente la partecipazione al Giro d'Italia della prossima stagione secondo l'accordo tra la Federazione Ciclistica Italiana e la RCS Sport. Quindi una stagione che è stata veramente entusiasmante. A Londra alle ultime Paralimpiadi e ha anche vinto la medaglia d'argento assoluta insieme a quel campione che è Zanardi, ma lei è Francesca Fenocchio. Vedete questa bellezza di una medaglia, giusto? Guardate. Vedete questa bellezza di una medaglia, giusto? Guardate. Sì, è stata un'emozione straordinaria, è vero che l'atmosfera che si respira a un'Olimpiade, e nel nostro caso una Paralimpiade, è strana, è a sé, perché appunto io ho fatto in questi anni parecchie gare, ma non ho mai assaporato questa vittoria come questa medaglia d'argento. Poi vabbè, vinta con due grandi campioni e due grandi compagni di squadra come Vittorio Podestà e Alex Zanardi. Vorrei che ci racconti un po' te, magari, non so, Fabrizio Toba di questa voglia, come il mio ragino Malino mi ha detto che lui preferiva che parlavate voi due. E soprattutto vorrei un applauso a Livio, perché mi ha aiutato tantissimo, se tu sei qua, se Fabrizio è qua, è merito di Livio. Grazie Livio. Quindi anche Fabrizio, raccontateci un po' come funziona e come l'ambiente del ciclismo paralimpico. Vabbè, io ho iniziato nel 2005, ho conosciuto l'handbike a una gara che avevo fatto a Pietraligure, di lì ho iniziato a gareggiare a livello italiano, poi ho conosciuto appunto il circuito europeo fino a entrare in nazionale e di lì ho detto, vabbè, vedevo che avevo delle potenzialità grazie anche al preparatore, il professor Tacchino, che con lui sono 3 anni che mi alleno, sono arrivata appunto a realizzare un sogno e a vincere una medaglia a Londra. Con me ci sono appunto in squadra Fabrizio e Livio, sono 2 anni, noi facciamo parte della nostra, dell'associazione Sportabili Alba, e adesso lascio la parola a loro. Buonasera a tutti, mi chiamo Fabrizio Topatic, volevo cogliere un attimo l'occasione di Giovanni, che diceva i canadesani che vengono fuori un po' dalla cenere. Ecco, io sono in bicicletta per la squadra delle Sportabili da un paio d'anni. Nel mio piccolo quest'anno ho vinto con la mountain bike la medaglia d'argento al campionato italiano in Friuli per Spinimbergo. Partecipo alle gare del campionato della federazione e mi piazzo insomma abbastanza bene, insomma c'è tanto da lavorare. Poi mi piace molto anche partecipare alle competizioni che ci sono qua in canadese, dove approfitto un attimino, magari forse se ne parlerà anche dopo, del Giro d'Italia con le biciclette d'epoca, che quest'anno ho partecipato e ogni volta mi sono sempre gentili, mi premiano con un riconoscimento, una coppetta, e quindi comunque cerco di impegnarmi più che posso. Grazie di passo. Niente, io conosco questa realtà del paraciclismo da poco, da 2 anni, perché ho corso dilettante, ho corso da amatori, ho vinto un po' di corse, mi sono divertito, mi sono sopraggiunti i problemi di salute e ho
la voglio andare in bicicletta, c'era sempre, ho scoperto questa squadra che si chiama Sportabile Alba, sono felice di correre con loro, più che altro con Francesca, per un esempio per tutti noi, dedizione, sacrificio e voglia di soffrire in bici. Quest'anno corro nella, anzi, 2012-2013 corro nella categoria del triciclo e boh, vediamo di essere all'altezza di dire Sportabile Alba. Di far fare bella bella. Se festeggiamo oggi Balmamion per i suoi passati, significa che da quando c'era lui e Zidioli fino adesso non c'è stato niente. Sono passati tanti anni. Quindi oggi c'è bisogno che ci rimbocchiamo le maniche. Bene, un po' di pubblicità serve sempre, Piemonte l'ha fatto, andiamo molto bene, si spera in un futuro che tutto questo possa essere roseo, ma anche con qualche maglia rosa. Che dire di Francesca Fenocchio? È un'icona del Piemonte, anche lei piemontese come tanti altri. Bene, io direi che se il movimento ciclistico piemontese è tornato su in voga, bisogna dire grazie alle società, bisogna dire grazie ai genitori, soprattutto agli atleti, soprattutto a quelle società che anche in un momento di crisi vanno alla grande. E il mio compito è solo quello di coordinare, forse di crederci più di loro, di andare avanti, ma sicuramente di riportare quel nome famoso, quel Piemonte che sinceramente manca da tanti anni nel panorama ciclistico. Ma qui ci penserà Gianni Savio e Giovanni Ellen con la Fenocchio a farci fare quei grandi titoli di quei giornali che ci mancano troppo tempo. Grazie e in bocca al lupo a tutti. Sicuramente è molto, sempre molto difficile ripetersi, anche perché se andiamo a vedere l'ultimo italiano che ha vinto 2 giri consecutivi sono ancora io. Anche se questo è un record che da una parte può anche far piacere, dall'altra mi spiace, perché diciamo che Pantani, quando l'ha mandato a casa nel giro del 99 aveva vinto quello del 98, quindi non lo avessero mandato a casa sicuramente. Se non fosse successo quello, forse non più, anche se vediamo che c'è corridori che qua della sua età stanno ancora correndo, magari non avremo più un atleta, però sicuramente ancora un uomo vivo. Quindi quello è bene. Poi nel 1967 Balmamion è arrivato secondo al Giro d'Italia e terzo al Tour de France, e pochi giorni dopo ha vinto la maglia di campione italiano. Quindi una grande stagione dopo il 62 e il 63, il 1967.